mia prima partita, nella mia prima partita in casa a Massimino con il pubblico. Fondamentalmente da quando sono arrivato a marzo dell'anno scorso non ho avuto modo di vedere la nostra gente, il nostro pubblico, i nostri tifosi allo stadio, e quindi domani sarà sicuramente emozionante. Sì, in maniera assoluta. Abbiamo cambiato tanto, sono arrivati tanti ragazzi e quindi abbiamo bisogno e hanno bisogno di una spinta dal nostro pubblico e dai nostri tifosi. È logico che poi devono essere loro a trascinare il pubblico, perché sempre i giocatori che vanno in campo, che lottano e che lottano su ogni pallone, a trascinare il pubblico e i tifosi. Ma intanto recuperiamo Provenzano, che ha scontato la giornata di squalifica, e non recuperiamo Clayton, non abbiamo, anche se tra i convocati, ma non abbiamo Piccolo, che non ha ancora fatto un allenamento con la squadra dopo la partita, dopo il risentimento muscolare della partita di Coppa Italia, e lo porto con noi perché è un giocatore importante, anche se non potrà scendere in campo, quindi vuole che stia col gruppo. Si riparte da quello che non abbiamo fatto. Ho sempre pensato che non basta il bel calcio per vincere le partite in tutte le categorie. Bisogna mettere in campo quella determinazione abbinata poi a tutto il resto, agli schemi, a tutto quello che lavoriamo durante la settimana, ma la determinazione è fondamentale, vincere i duelli è fondamentale e voler vincere le partite sono cose fondamentali che sicuramente io non sono stato bravo a trasferire alla squadra la scorsa settimana e che domani non devono assolutamente mancare. Poi ci mettiamo del nostro, il nostro modo di vedere il calcio, di fare calcio e il modo in cui ci alleniamo tutta la settimana, ma senza le componenti che ho detto prima si fa fatica a vincere le partite e domani non possiamo sbagliare sotto questo punto di vista. Naturalmente quando si perde una partita come ho perso a Monopoli, le critiche sono giustissime, ma ci mancava veramente tanta gente, avevamo perso giocatori anche il giorno prima per il mercato, avevo ragazzini in panchina e con i ragazzini bisogna veramente stare molto concentrati, abbiamo messo dentro Russo 2004, quindi io devo ragionare anche su queste cose, quindi l'essersi messi 4-2-3-1 è stata una... Non potevo fare altro, mettiamolo così. Sono giocatori forti, è arrivato anche Dulli, io l'ho allenato, lo conosco bene, sappiamo che sono giocatori che sono bravi ad attaccare la profondità, forse stiamo lavorando anche su qualcosa di diverso, stiamo concentrati, oggi facciamo il nostro ultimo allenamento e prepariamo bene questa partita, consapevoli che è una squadra che si difende bene e riparte bene. Io ho scelto di venire a Catania e Catania ha scelto il mio allenatore, prima Catania ha scelto il mio allenatore, ma io ho deciso di venire a Catania e consapevole delle difficoltà che ci potevano essere. Penso che la società, nella figura del direttore Pellegrino, abbia fatto quello che poteva e per cercare di mettere a disposizione una rosa importante. È vero, sono andati via tante persone, ma è rimasto qui chi voleva rimanere qui. E mi riferisco a quelli dell'anno scorso, mi riferisco a Clayton, mi riferisco a Maldonado, mi riferisco a Piccolo, mi riferisco a Lussotto, mi riferisco a Zanchi, a Bertini, a Carapai, a Pinto. Sono tutti giocatori che hanno voluto rimanere a Catania. È arrivata tanta gente nuova, è arrivato molti ragazzi, e per questo, sicuramente da parte mia e non da parte dei nostri tifosi, della gente, ha bisogno di un po' di pazienza per amalgamare questo gruppo, che in questo momento può essere amalgamato non naturalmente al 100%, ha bisogno di stare insieme, è arrivata fino a ieri gente, e quindi
e io ho il compito e io ho la responsabilità di far diventare questo insieme di calciatori in gruppo, e sarà la parte più complicata. E la settimana complicata per fortuna è finita, io penso che questa fase qui la diranno tutti i miei colleghi tra oggi e domani nelle varie conferenze stampa in tutte le categorie, e cioè mi riferisco al mercato. Il mercato è chiuso, a mio modesto parere, che so che non conta niente, penso che sia assurdo iniziare i campionati con il mercato ancora aperto, è una difficoltà mostruosa per noi allenatori, naturalmente i tifosi, la gente non sa le difficoltà che ci sono dietro a questa cosa, perché gestire situazioni in arrivo e in uscita è veramente la parte più complicata del mio lavoro, e io non capisco perché si continua ad andare avanti sotto questa, avanti per questa strada, ma questo è il mio semplice parere, ci mancherebbe altro. È stata complicata perché si è chiuso il mercato martedì, però mercoledì mattina ho parlato alla squadra. Io ho parlato alla squadra e guardandomi bene in faccia, perché almeno fino a gennaio saremo questi, abbiamo ancora qualche posto da poter inserire qualche giocatore, ma fino a gennaio saremo questi, e non voglio più nessun tipo di distrazione, non voglio più nessun tipo di discorso, non voglio più che leggano tutto quello che circonda la società. A noi interessa il campo, siamo pagati per andare in campo, io sono pagato per allenare la squadra, e tutto il resto a me non ci interessa. Un avversario tosto, come ho detto prima, con Panarelli, col mister abbiamo giocato insieme, lui mi ha seguito molto, è stato con me anche un periodo mentre io allenavo i ragazzi da Roma e abbiamo condiviso tante cose insieme, quindi mi conosce benissimo. Io conosco lui e so che la sua squadra è una squadra, come detto prima, che si difende bene, che parte bene, è un allenatore che sicuramente se ne sentirà parlare. E tanto se pensassi che la colpa della sconfitta o di aver preso tre gol fosse semplicemente di Monteagudo e Ercolani, sarei abbastanza stupido. Abbiamo sbagliato tutti quanti, io per primo e i giocatori in campo, ma non penso assolutamente che quello sia stato il motivo per cui noi abbiamo perso 3-0. In questo momento non ho altri difensori centrali, Clayton non c'è, Ropolo è arrivato ieri, ho Pino, che è un ragazzo del 2002, e non ho altri difensori centrali, quindi giocheranno titolari Monteagudo e Ercolani. Voglio che vada in campo una squadra tosta, come lo siamo stati in tante circostanze, perché il calcio prevede quello. Poi ognuno ci mette le proprie idee, ma il calcio prevede di essere tosti e noi dobbiamo essere tosti. Non accetterò, come ho detto finora, non accetterò mezze misure. Si va in campo per pedalare, si va in campo per onorare la maglia, e non sono parole dette a caso. Penso che la squadra da marzo dell'anno scorso, quando l'alleno io, sia andata in campo con una determinazione, poi sbagliando tante cose, sbagliando io per primo, però la determinazione sotto tutti i punti di vista non è mai mancata. È mancata in alcuni frangenti della partita di Monopoli, e sono quelli che mi hanno rammaricato. Quindi non mi rammarica un errore, non mi rammarica se mi ha donato per una palla o chissà cosa, mi rammarica il non aver fatto il Catania. Bene, il mercato è finito, tutto viene messo da parte, domani inizia il nostro campionato, l'abbiamo cominciato una settimana di ritardo. Bene, sotto il punto di vista mentale, caratteriale, di temperamento, non possiamo più sbagliare. Vediamo, abbiamo ancora l'ultimo allenamento, deciderò come occupare gli spazi, naturalmente abbiamo già lavorato su determinate cose e continueremo a farlo nella rifinitura di oggi.